MW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW. Ben ritrovati agli amici di Golf Television, puntata numero 412, caro Marco Lanza. È subito inquadrato anche il nostro ospite, perché oggi parliamo di una bella realtà in Lombardia che dà modo di poter iniziare a golf e di coltivare questa grande passione spendendo pochissimo, come dico io, perché non ci sono solo i golf altisonanti, certo, dove certo. Si spendono tantissimi soldi, ma ci si diverte anche guardando un pochino al portafoglio, ma apprendendo la vera tecnica del golf. Sì, a rappresentare questa bella realtà che io conosco molto bene, è un giovane professionista che sta lavorando bene e soprattutto alla ricerca dei giovani da portare al golf. E allora benvenuto ad Enrico Sozzani, che è il maestro della PGI del Ticino Golf. Ho detto tutto giusto, tutto non ho sbagliato giusto, nulla. Tutto giusto. Cosa sono? Quasi 10 anni ormai, l'anno prossimo festeggi 10 anni di professionista. Sono quasi dieci anni di professionismo, perché ho iniziato a lavorare in questo bellissimo ambiente nel 2014, quindi l'anno prossimo sono 9 anni, prima come tirocinante presso il golf di Tolcinasco e invece negli ultimi anni presso il Ticino Golf di Pavia, che è un campo pratica con diciamo 6 buche executive, ovvero buche di non tanto grandi, ma insomma che vanno bene sia per giocatori più esperti che invece proprio i neofiti, perché poi la nostra realtà è di diciamo far iniziare proprio giocatori da zero per poterli far crescere, per portarli appunto a far le gare nel weekend nei circoli più grandi. Ecco, ma c'è la voglia di cominciare a giocare a golf? Perché spesso si sentono pareri contrastanti, i numeri, ma c'è la crisi, però no, non è vero, col Covid è aumentato il numero dei praticanti perché vogliono stare all'aria aperta. Ma io parlo del mio, diciamo, del mio circolo, devo dire che in questi ultimi anni post pandemia c'è stata tanta gente che ha iniziato a giocare, specialmente diciamo che la cosa più importante che ho notato è stato perché è un gioco all'aria aperta totalmente, e quindi la pandemia ha, come ben sappiamo, limitato molto gli sport al chiuso, e invece essendo uno sport all'aria aperta c'è stata tanta voglia di iniziare questo bellissimo gioco. E io so che tu hai iniziato un buon lavoro con i giovani, con le scuole, ce ne vuoi parlare? Sì, è stato un buon lavoro con le scuole, perché io sono consapevole che il gioco del golf si inizia dalle scuole, si inizia con i ragazzi. All'interno del mio circolo ho un club dei giovani, un'attività giovanile che porto avanti con grande successo, e sono circa 7-8 i ragazzi un po' dagli 8 anni in su, ok, che cerco di coltivare ogni anno. Devo dire che tramite un po' le scuole, perché noi facciamo anche tanta promozione iniziativa all'interno delle scuole di Pavia, mi sta dando molto successo questa cosa. Allora, adesso noi ci fermiamo un attimo. A proposito, tu sei un maestro, dai tante lezioni, abbiamo visto anche già delle immagini di qualche tuo allievo, e noi invece abbiamo questa clip settimanale, una lezione di golf ogni settimana insieme a Carlo Zappa, quindi andiamo a vedere oggi cosa ci consiglia quando andiamo in bunker a 110 metri dal green. Come giocarla? Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Sono alla buca 18, ho aperto il mio corpo, sono finito in bunker, sono a circa 110-115 metri dal green. Come faccio per giocare questo colpo? La prima cosa da fare è stabilire proprio la distanza che devo andare a sviluppare, devo andare a vedere l'altezza della sponda del bunker, dopo te prendo un bastone che mi consente di passare la sponda del bunker. Personalmente preferisco andare ad affondare i piedi, perché andando ad affondare i piedi riesco a trovare equilibrio. A me piace sentirmi ancorato al terreno, avere solidità, stabilità.
e in più devo riuscire a giocare un colpo dove non vado a scaricare le mani, perché se scarico le mani con il rischio di colpire la sabbia, dovendo fare 115-120 metri io devo colpire la palla pulita. Quindi anziché giocare un pitch gioco un ferro 9, impugno un bastone leggermente più corto, trovo la mia stabilità, comunque faccio delle prove. Ricordatevi che quando noi siamo in bunker possiamo fare delle prove, ma non possiamo toccare la sabbia, quindi io posso tranquillamente cercare di sentire che ho stabilità, che ho equilibrio. A questo punto io posso andare a giocare. Ho fatto un gran colpo, ho messo la palla in green. Ricordatevi, regola di etichetta, sistemare il bunker. Prendo il mio rastrello e vado a livellare la sabbia. I giocatori che arrivano dietro di me devono ritrovare l'ostacolo, il bunker, nella stessa condizione iniziale. Vi aspetto alla prossima puntata. Ecco, Enrico Sozzani, abbiamo parlato dell'aspetto dei neofiti che iniziano a giocare a golf e che sono in crescita, soprattutto al Ticino Golf, e poi abbiamo invece quelli che già magari giocano da tanti anni, che ogni tanto cadono in depressione, tra virgolette, nel senso che dicono devo andare dal dottore, che poi sareste voi il dottore, certo, e deve sistemarmi questo perché o gli viene il socket acuto, oppure il drive sbagliato, oppure, cioè, è una flappa. O lo slice naturale. Certo. E quindi però arrivano e dicono ma io ho questo, cioè praticamente si danno già la soluzione quasi mentre ti raccontano il loro problema. Ma ne esistono di questi o un po' una leggenda? Ne esistono tanti, anzi la maggior parte, diciamo, questo nei giocatori un po' più esperti, no? Mi dicono secondo me il problema sta in questo, cosa che poi in realtà nella maggior parte dei casi non è proprio così, nel senso che magari uno dice faccio slice perché magari non so, non mi muovo bene col corpo, così, quando magari è un problema di grip e quindi di conseguenza si va a vedere quello, o magari un problema di posizione davanti alla palla. Quindi sono tante cose, purtroppo, perché ricordiamo che questo gioco è bellissimo, ma ci sono anche tante cose da vedere, insomma. Senti, due domande velocissime. La prima, chi è il giocatore a cui è più difficile insegnare il golf? E l'altro, qual è la domanda più strana che ti è mai stata fatta? Una richiesta. Ma allora, il giocatore più difficile... Ma generalmente io mi trovo molto bene con i bambini, però è anche molto difficile insegnare a loro, anche perché tante volte cercano di fare lo swing come gli capita, specialmente a quelli più piccolini, anche se io sono dell'idea che diciamo inquadrarli fin da subito nella tecnica più corretta possibile ha e avrà un beneficio, anche se non è facile perché o non mi ascoltano a volte, oppure lo prendono giustamente come un gioco loro, oppure diciamo al giocatore un po' più anziano che magari fa fatica per problemi fisici a fare un determinato movimento e che non riesce proprio, allora lì mi trovo un po' in difficoltà perché trovare io un escamotage, no, per cercare di far colpire la palla nel mio modo possibile trovando qualche compensazione. La domanda più difficile invece, ma come si fa a fare un colpo molto alto con un ferro medio-lungo per scavalcare le piante? Lì è una domanda che non è facile soprattutto farla vedere, perché insomma tecnicamente bisogna fare delle correzioni sia della pallina nei piedi, che sembra un po' più a sinistra, e cercare di arrivare con l'off del bastone un po' più aperto per mandarli in alto, mettere più peso a destra, ma allora all'impatto non a destra, ma cercare di attivare un po' di più le mani per aprire un po' di più l'off e la palla un po' più a sinistra. Però quando è in mano un ferro medio lungo, un giocatore già normale fa fatica a tirarlo, fa una palla alta con un ferro 5 non è facilissimo. Senti, ero molto curioso quando stavi raccontando dell'insegnare ai bambini, perché tu hai iniziato a 11 anni. Io ho giocato a 11 anni, sì. E dopo 10 anni sei diventato professionista. Sì, ho iniziato a 11 anni, devo tanto ai miei genitori, ok. Io giocavo a calcio inizialmente, poi mio padre è iniziato a giocare a golf e da lì... Ma te lo swing è entrato subito però. È entrato abbastanza subito, anche se comunque, come un po' tutti insomma, che vogliono avere dei risultati, devono allenarsi tanto. Ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno sempre supportato nel mio percorso.
corso. E io giocavo a Salice Terme, che è un campo vicino a dove abito io, e quindi tutti i giorni, quasi, insomma, uscivo da scuola nella pausa pranzo, così per andare a studiare, mi allenavo sempre. E quindi io, quando avevo 14 anni, mi piaceva talmente tanto giocare che ho detto: mi piacerebbe fare una professione questo sport, mi piacerebbe insegnarlo. E quindi da lì in poi mi sono allenato tanto 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 per poter passare a professionista, insomma. E l'hai fatto, e l'hai fatto tra l'altro al golf nazionale, quando si chiamava ancora le Querce, che è la scuola nazionale di golf, che in questa puntata per te la stiamo tenendo come sottofondo di immagini alternate a quelle del Ticino Golf. Allora, una domanda prima di andare in pausa pubblicitaria. Eccolo qua il nazionale, forse ti ricorda qualcosa. Mi ricorda tantissimo. Anche perché quanto sono 3 anni, per dire? Sono 4 anni. Adesso è cambiato il regolamento, ma 10 anni fa erano 4 anni di corso, sì. Perché si passava tirocinante, poi assistente B, assistente A e poi maestro. E poi bisogna passare il taglio a questo campo, cioè bisogna ottenere uno score che sia. Che non è così facile perché c'è tanto vento. Questa qua è la 10. Questa è la buca più difficile del campo. Mi ricordo il primissimo giorno del gol nazionale, che avevo la partenza tarda mattinata, era tipo mezzogiorno, parto dalla buca 10 infatti, e il primo giorno c'era un vento pazzesco, perché dal gol nazionale è normale che ci sia un vento pazzesco. Partiamo, faccio il primo colpo, dopo il primo colpo sospensione del gioco perché in arrivo un temporale. Torniamo tutti in clubhouse, tiro il secondo colpo alla buca 10 dopo 2 ore e mezza. Con la buca 10 che, insomma, aveva tante difficoltà perché c'ha l'acqua davanti al green, insomma è stretto. Riprendiamo. È tanto dal t-shot che ti fa un po' timore, sì, perché chiudono anche, con le due piante tutto sommato. Faccio questo secondo colpo dopo 2 ore di sospensione, quindi in clubhouse, riesco a mettere una palla in green. Poi facciamo le altre 4 buche, perché poi era buio, perché comunque nel periodo di ottobre, e quindi mi sono ritrovato il primo giorno a fare 4 buche per fare poi il secondo giro e poi il terzo il secondo giorno. Quindi secondo noi ho fatto 32 buche. Avete fatto il tour de force. Abbiamo fatto il tour de force. E allora salutiamo anche Cristina Parietti, bravissima direttrice al Golf Nazionale Querce, oppure Rogato. Noi avremo proprio, lo ricordiamo, perché il 2023, il prossimo anno, torneremo con il Domina Golf Television in Tour. Vi ricordiamo che la finale è stata spostata perché c'era il COP 27 a Sharm el Sheikh, l'abbiamo spostato dal 18 al 25 marzo del 2023. Subito dopo, quando torneremo dalla finale, inizierà il 1 di aprile al Golf Nazionale il nuovo circuito 20 tappe entusiasmanti, per poi portarvi tutti direttamente in finale. Non abbiamo ulteriori selezioni. Chi vince le 3 categorie di ogni tappa e il primo lordo viaggiano con noi in finale, volo aereo, soggiorno all'inclusive. Questa volta lo faremo a cavallo tra ottobre e novembre, la finale 2023. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo già al nazionale, mettetelo nell'agenda per il prossimo anno e poi seguite comunque anche il nostro sito internet. Noi ci fermiamo un attimo, caro Marco, e con Enrico Sozzani torniamo tra poco per parlare ancora di questa splendida realtà che è il Ticino Golf.
Rieccoci nuovamente in studio. Beh, la tecnologia negli ultimi anni ha portato molto all'insegnamento del golf. Credo che vi abbia facilitato anche nel far capire all'allievo che cosa sbaglio e cosa non sbaglio. Lo vedo io ad esempio quando uso il Trackman con la mia maestra e capisce al volo che cos'è sbagliato, perché se comincia a parlare di gradi e tutto, poi vedi, allora la faccia del bastone, hai tutte le soluzioni. Io ho visto che tu insegni partendo da un settaggio della strumentazione che dice punta attacco, perché i piedi è la prima fase. Io sono intanto un fautore della tecnologia, come hai detto giustamente tu, aiuta tantissimo il giocatore per far capire quello che si vuole arrivare nel minor tempo possibile, ok? Quello che possiamo vedere si chiamano force plates, ovvero le pedane di forza, che ti dicono come è distribuita la pressione dei tuoi piedi al momento, diciamo, sia al momento dell'impatto con la pallina che durante tutto lo swing, ok? E da quando le utilizzo vedo che hanno un notevole riscontro e la gente capisce molto di più, ok, quello che deve fare rispetto a farlo vedere a video piuttosto che altre cose, perché c'è proprio una presa diretta con lo strumento e quindi trovo un riscontro importante, così come anche il Trackman, la posizione della faccia del bastone, come arriva la traiettoria. Uno può farlo vedere al video, che va benissimo, ma avere anche dei numeri e dei dati credo che al giorno d'oggi sia molto importante. Ti sei laureato con 110 lode. Ho fatto scienze motorie, ho fatto 5 anni, 110 lode è un'esame di Pavia, infatti, sì. Sì, perché volevo abbinare lo studio, assolutamente, che è importante, e il golf, che è la mia passione. Eccoci qua. Allora, un ricordo anche personale, io il mio primo colpo da golf l'ho fatto proprio a Pavia, dove ho conosciuto tantissimi amici, Vercelli, Tosco, e soprattutto c'era lì Canonica che frequentava il circolo. E una cosa che mi ha colpito era la familiarità che c'era tra tutta la gente, proprio si stava bene, sembrava di essere in famiglia. È questo il segreto di questo circolo che possiamo dire è dentro Pavia? Questo sicuramente è uno dei segreti, perché è un, come ho detto prima, un campo pratica con 6 buche executive, quindi è molto piccolo, quindi è molto familiare. All'interno del campo pratica c'è anche un agriturismo dove insomma si mangia bene. Ho visto qualche inquadratura, si mangia bene, quindi non mancano i vini giusti, lo consiglio, cioè, e sicuramente il fatto che sia piccolo e appunto familiare è una cosa che può aiutare molto, e poi insomma ci si conosce tutti, quindi no, è bello anche fare le sfide all'interno. Conoscendoti so che è un posto proprio per te, guarda. Bene. 6 buche executive, ma anche 5 in teoria normali, cioè allungate o no? No, diciamo che abbiamo aggiunto una buca che era una buca dove si faceva l'area approcci vecchia, okay. Che abbiamo fatto una nuova area approcci e quella vecchia buca lì si è aggiunta, quindi da 5 sono passate a 6 perché abbiamo spostato l'area approcci. Infatti il nostro campo pratica è dotato di una zona approcci fino a 60 metri, postazioni del campo pratica sia coperte che scoperte, che sono tante tra l'altro, perché avete un bello spazio. Abbiamo un bello spazio, abbiamo una decina di postazioni coperte più tappeti esterni, quindi insomma abbastanza grande, una area dove si può praticare sull'erba, quindi un'area dedicata proprio sull'erba, e appunto queste buche di contorno che vanno bene sia per i principianti che per i giocatori più esperti. Soci? Quanti? Soci? Dai 180 ai 200 più o meno, su per giù. Beh, che però voglio dire, coltivare nuovi appassionati di golf, sì, perché poi c'è molta intercambiabilità, credo. Perché diciamo che da noi vengono sia soci, cioè ci sono sia gente di Pavia che anche dintorni, che anche gente che arriva da Milano, no? Proprio perché comunque essendo un campo dove magari anche nel weekend ci sono quasi mai facciamo le gare, ci sono stati in passato adesso un periodo che non le facciamo, la gente viene lì nel weekend proprio per dire, per giocare in campo, visto che negli altri circoli facendo gare non si può mai giocare, quindi questa è un'altra cosa che invita anche la gente a venire nel nostro campo pratica. Allora, altra piccola pausa, perché abbiamo il professore insieme a noi, l'arbitro internazionale Roberto Ballini, come scherzosamente chiamano il professore delle regole, perché quello è vero, certo. E oggi ci spiega che cosa accade come regolamentazione se due palline si toccano contemporaneamente in green, perché si è fatto un colpo praticamente insieme a un altro giocatore.
Da Roberto da Gol Television, ciao a tutti. Fulvio ci fa una domanda molto particolare. Dice: se due giocatori giocano contemporaneamente al green e le loro palle casualmente, la legge di Murphy è perfetta, casualmente si scontrano, cosa succede? Allora, giocato da fuori green non succede assolutamente nulla, perché sono due palle che si sono scontrate in volo, i giocatori non se ne sono accorti, non hanno rispettato l'ordine di gioco, ma questo poco importa perché è una gara a colpi, una gara stroke play o la classica gara Stableford, che dir si voglia, per cui non succede assolutamente nulla. Entrambe le palle cosa sono l'uno per l'altra? Sono delle influenze esterne, sono state giocate da fuori green e quindi le palle si giocano da dove vanno a finire. Diverso sarebbe invece se le due palle fossero state giocate dal putting green. In questo caso le due palle, essendo influenza esterna l'una per l'altra, il colpo non conta e deve essere rifatto. Chiaro che in questa situazione, soprattutto giocando dal putting green, bisogna avere un po' più di accortezza per capire quando sta giocando un giocatore e quando sta giocando l'altro. Ma in entrambi i casi non c'è nessuna penalità e quindi le palle, ripeto, giocate da fuori green, si giocano dove si trovano, giocate dal putting green, il colpo non conta e si deve rifare. Spero di essere stato chiaro e alla prossima a tutti. Da Roberto e da Gol Television, ciao. Ecco, ricordiamo in questo caso perché si gioca contemporaneamente, quindi non c'è la penalità, altrimenti se fosse il colpo singolo, la pallina già gli ferma, allora subentrano altri problemi. Allora, ritorniamo a parlare con Enrico proprio dell'aspetto che a me piace, dell'insegnamento. E abbiamo parlato dei giovani, abbiamo parlato di quelli più esperti, ma tu cosa consiglieresti a una persona che ha espresso un pensiero ad alta voce e dice: mi piacerebbe giocare a golf? Per convincerlo o per dargli il là finale? E ci stanno seguendo da casa, quindi magari c'è qualcuno che ci fa incuriosire dall'immagine e vorrebbe cominciare. Ma intanto, per uno che non ha mai provato, lo consiglio assolutamente, perché è un gioco che è unico nel suo genere, assolutamente. E per quanto riguarda, diciamo, da noi nel Golf Ticino facciamo tante promozioni anche per chi vuole iniziare a giocare, ok? Ma noi offriamo sempre una mezz'ora di prova gratuita alla lezione per il neofita, dandoli noi sia palline che attrezzatura all'inizio. E ho trovato sempre un ottimo riscontro anche su questo, perché principalmente la gente tende a bloccarsi per i costi, no? Questa è una cosa che mi chiedono sempre: ma quanto costa giocare? È troppo caro? Cosa che fortunatamente al giorno d'oggi non è più così, insomma, almeno a Pavia, dove insegno io. E quindi è una cosa ci tengo a sottolineare, di iniziare a giocare, o comunque di iniziare almeno quantomeno a provare, perché comunque è uno sport che è adatto a tutti, dai bambini a quelli più grandi, anche agli anziani. Okay? Io spesso ho fatto iniziare gente intorno ai 70 anni, dopo la pensione, quindi volevano iniziare a giocare, volevano camminare soprattutto, e quindi il nostro campo, essendo anche piccolino, che magari non ci metti tantissimo a fare tutto il giro delle sei buche, è perfetto per questa cosa qua, perché in un'ora e mezza fai il giro. Certo. Quindi, Enrico, come lo vedi, come lo sogni il golf italiano del domani? Bah, intanto con possibilmente aumentando il numero di soci, di gente che gioca, facendo attività promozionali, perché secondo me l'attività promozionale fatta dalla federazione è il miglior modo per iniziare a far giocare la gente. Quest'anno, tramite la prova gratuita federale, tantissimi da noi hanno provato e tantissimi si sono fermati. Secondo me anche più disponibilità da parte dei professionisti, quindi comunque sia accettare anche gente che vuole fare la prova gratuita sicuramente, e poi magari anche da parte del circolo magari fare delle quote o promozioni per chi vuole iniziare almeno con il primo anno, insomma. Ticino Golf, che ha anche una parte agonistica per i suoi soci, c'è un calendario, ci sono delle gare? Allora, facciamo delle gare sicuramente, fatte da su 12 buche, perché quindi era due giri, ok? Lo facevamo per tutti i soci, l'abbiamo interrotto, ma sicuramente dall'anno prossimo rinizieremo anche a fare qualche gara all'interno del golf club. Con anche la cena sociale, con anche la premiazione, quindi era un circuito di circa una decina di gare, e quelli che facevano i migliori 8
dei partecipanti facevano poi il match play. Bello, okay? E bello. Quindi insomma il match play e il vincitore aveva un ottimo premio. Ma anche perché voi comunque, diciamo, siete convenzionati anche con tanti altri circoli vicino e lontani anche. Noi abbiamo una promozione con i circoli Salgi Terme, Lambrosiano, Tolcinasco e poi tutti gli altri campi al nord della Lombardia, certo. Quindi date la possibilità comunque di giocare con dei prezzi ridotti ai vostri soci. Proprio grazie a questa convenzione. Assolutamente. E poter provare magari a tirare un driver un po' più lungo. Un po' più lungo, certo. Perché sennò uno viene lì e cerca di imparare da Enrico e Sozzani e poi dopo dice dove vado a tirarlo adesso un driver lungo. Anche se comunque ci sono delle buche che te lo consentono. Sì, ci sono un paio di buche, la buca 2 e la buca 3, che sono 2x4, ok? E comunque, e lì si può sparare, si, come dice il golfista. Si può sparare e cercando di tenere la palla dritta, perché comunque è vero che è corto, ma è strettino come campo, quindi sicuramente se la tieni dritta è meglio. Marco, l'ultima curiosità. No, niente, qual è il sogno di Enrico Sozzani? Allora, sicuramente investire nella tecnologia, perché la cosa vedo che insomma è molto importante, vedo che la gente capisce tantissimo con la tecnologia, anche perché siamo in un periodo ormai che siamo nell'era della tecnologia. Cercare di far iniziare più gente possibile, assolutamente, e far divertire tutti, che poi è lo scopo del maestro. Far divertire tutti. Quello è indispensabile. Allora, se abitate o vivete parte della settimana per lavoro dalle zone di Pavia, volete iniziare a giocare a golf, eccolo qua, Ticino Golf, un ambiente familiare innanzitutto, molto tecnico per l'insegnamento e quindi ti consente di capire esattamente come migliorare, come portare avanti il tuo golf, una parte non gastronomica che non va trascurata perché insomma l'agriturismo Arnione si mangia e si beve benissimo, per cui abbiamo visto anche delle belle immagini prima, direi che non manca nulla per avere lo stimolo giusto per iniziare a giocare a golf. Noi ringraziamo Enrico Sozzani. Grazie per essere stati con noi e per averci dato la possibilità di parlare del Ticino Golf, perché le realtà piccole secondo noi sono quelle che possono far muovere e far crescere molto il golf italiano a livello di praticanti. Enrico, ti aspettiamo ancora e naturalmente seguiteci, come vi dico sempre, perché con noi starete bene. Bene, buon golf a tutti e buona settimana. W, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, watch me walk away, putting myself on display, 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way, I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow, I'm OMW,